puntata di quarto grado. Abbiamo notizie sconvolgenti da Vetrana, da Via Deledda, da casa di Michele Misseri. Abbiamo il nostro super giornalista, abbiamo Ilio Pompilio. Ascoltiamo. Buonasera studio, buonasera Salvo. Siamo qui ad Vetrana, Via Deledda, casa di Misseri, casa dei misteri. Oggi abbiamo sfidato le intemperie, c'è un uragano e noi siamo qui solo per voi. Salvo, qui è difficile, non so se mi ascolti, se mi senti bene, però io sento i rumori, sento forse lo zio Michele, forse è tornato dalle olive. Abbiamo beccato. È lui. Salvo, l'abbiamo preso. È lui. Adesso vediamo se riusciamo a farci dare un'intervista. Ci sta cacciando, ma noi adesso cercheremo di entrare nella casa dei misteri. Vieni con me. Gentile pubblico, siamo entrati nella casa di zio Michele. La casa dei misteri, eccoci. Eccolo! Io non ho fatto niente, sono uscito tranquillissimo proprio. Non ho fatto niente. Allora ti chiamo il maresciallo per favore, me che stiamo a casa mia. Io non ho fatto nientissimo proprio, non ho fatto. Lasciare stare, tranquillo, voglio stare. Sono Pompilio. Per favore, c'è una persona a casa. Studio Grazie della Linea, siamo a casa di zio Michele. Zio Michele, perché sei scappato? Sono io. Ilio, guarda che quando ti ho visto mi sono agitatissima proprio, mi ha preso un colpo al cuore perché c'è il trattore che non sta funzionando e stavo proprio, diciamo, iastimandissima proprio, giuro, guarda, non volevo. Scusami, io lo so, devo pagare, lo so, ho sbagliato. Zio, da casa vogliono sapere. Chi ha fatto l'escursione? Zio, Proprio zio è stato, io non volevo, io giuro, l'estorsione al nano, non ce la volevo fare l'estorsione. E che è venuto praticamente, è venuto bustatissimo a casa, un nano col bandana bianca, che mi parlava che voleva, cercava ragazze di Vetrana, ragazze casalinghe, per la festa di Arcore, per la festa. E io mi sono proprio, siccome sono generosissima propria, ce l'ho portata e poi ci ho chiesto. Gli spettatori da casa! Io non volevo farci l'estorsione al nano, giuro! Ti rendi conto? Io ci voglio, mi fa anche delle teste quel cazzo di nano col bandana bianca, giuro, io con tanti popozio sta. Zio Michele sta dicendo delle grandi verità. Io devo pagare, io al maresciallo ce l'ho detto che io devo stare in galera, non Giampi, io, non Giampi da Latini, io, zio Michele, io il vero colpevole, zio Michele. Zio Michele, renditi conto, una cosa volevo chiederti, zio Michele, sì, tranquillo, zio Michele. Io, mia libera. Ti hanno fatto saltare la prima giornata di campionato, è saltato il campionato! Oh, ti può continuare, con tanti potevano fare saltare la prima giornata di campionato, proprio zio è stato. Ci rendiamo conto? Praticamente è successo, mi ha chiamato Lupippi, no? Lupippi di Cutropiano, che c'era la scopatrice, dovevamo prendere i fagiolini. Di domenica, e io non potevo vedere partire, ci ho chiamato Albertini e ci ha detto proprio stavo iastimando arrabbiatissima proprio, ha detto De Mele la prima giornata devi saltare, che sennò zio Michele va in un casino, va. E ci è saltato, ma io non volevo, devo stare. Sono proprio agitatissima proprio, le scopatrici, ma la Marbella non ci stava partendo, capito? E ci sta la Cosima che non mette mai la benzina alla Marbella. Io vado, metto in moto, non importa, quelle cazzo di Marbella non ci parte mai, perché Cosima ci mette la benzina. E io poi gli estimo e mi agito, capito? Ma il zio Michele è buono, però fondamentalmente il zio Michele è una persona buona. Zio Michele, guardami, stai tranquillo, zio Michele, guardami. Dimmi. Dove sta Gheddafi? Non lo sapevo, tutti quanti lo hanno. Con tanti che potevano prendere Gheddafi, proprio zio è stato a prendere Gheddafi. Salvo, è bustato questo qua con la cosa in testa, non brutto, così mi ha detto zio Michele, tu che sei tanto buono e generoso, non è che ci offri una presella di pomodoro a Gheddafi. Io ci ho aperto la porta di casa mia e ci ho preparato poi un lettino del garage, ci faccio dormire Gheddafi, che sta qua da mezz'ora nel garage. Ma io giurissimo, io non volevissima proprio, fare a Gheddafi, alla fine ci ho offerto la stella di pane, il pomodoro e il letto e ci ho offerto un rifugio. Ma io non volevo, io giuro, contenti potevano prendere Gheddafi, proprio il zio è stato.
Zio, zio, per favore, portaci, facci vedere dove si nasconde. Per favore, portaci. Salvo, salvo, stiamo andando in... forse andiamo in garage, forse andiamo... Ma potevo portarti proprio là, alla... Zio Michele, guarda. Ma come stai mangiando adesso? Zio Michele. Sta dormendo? Dobbiamo andare. La gente a casa vuole vedere, vuole sapere. Chi è il colpevole, chi è stato? Vuole sapere. Andiamo a mangiarci anche della conchetta, andiamo, dai.